Una giornata vissuta all'insegna della solidarietà tra volti amici di varie nazioni, soprattutto dal Togo. È da lì, infatti, che proviene Bibi Lucetta, l'organizzatrice dell'evento voluto per ricordare i 50 anni di indipendenza del Togo, ma anche per raccogliere fondi per il centro Maison Bethany, dove da 25 anni opera la sorella, Suor Vittoria, a favore dei bimbi orfani. 40 orfani e abbandonati. La nostra casa è la loro casa, siamo in famiglia. Maison de Bethany si chiama? Sì, Maison de Bethany, sì. E adesso raccogliete fondi proprio per sostenere questa casa? Sì, perché non abbiamo nessuno per aiutarci e ho bisogno fare qualche cosa per avere un po' di soldi. Le istituzioni non vi danno una mano? No. Nessuna associazione? Abbiamo Emmaus International che ci ha aiutato per costruire un negozio, per vendere le cose che facciamo. Grazie al supporto dell'associazione Insieme e del gruppo di pionieri e volontari della Croce Rossa di Voghera, la giornata di festa è filata via liscia, tra canti e balli della tradizione togolese, rivissuti anche durante la messa di ringraziamento presso la Chiesa del Carmine, in via Mazzini. Poi il trasferimento presso il salone della parrocchia di Pombio, dove in molti hanno potuto degustare il pranzo multietnico e assistere ai momenti di animazione garantiti dai pionieri e volontari della Croce Rossa. Sono le cose che prepariamo nella sua famiglia e ho avuto anche l'occasione di fare questo cibo perché proprio come la mia sorella è arrivata mercoledì l'ha portato proprio fresco dell'Africa. Allora se vedi le persone che proprio del Togo hanno mangiato più quelle cose lì, che soprattutto anche le prete, non mi dà un piatto della polenta, della verdura. Perché il riso, tutte quelle cose lì li mangiano tutti i giorni e sono soddisfatti di ancora esserci, a arrivare, a pensare di essere proprio, quando mangi una cosa proprio di tuo posto proprio, senti di essere proprio quel momento lì a casa. Dopo un po' di storia degli ultimi 50 anni di vita del paese africano e l'esecuzione degli inni del Togo e dell'Italia, è arrivato anche il momento d'un originale sfilata in abiti di gala sia italiani che romeni e togolesi, il tutto curato da un'appassionata del settore, Luisa Dosseni, anima di tante iniziative di solidarietà in terra oltrepadana. Le signore del Togo hanno portato i loro abiti tradizionali, coloratissimi, tutti fatti a mano da loro, quindi anche molto preziosi, impreziositi con dei fili d'oro e d'argento, abbinati ai nostri abiti, diciamo, da quelli che io uso per le sfilate, quindi abiti da sera, da cocktail importanti, e abbiamo fatto una specie di gemellaggio con le ragazze italiane che hanno indossato gli abiti del Togo e le signore del Togo che hanno indossato i nostri abiti della nostra moda dell'Europa. È uscita una cosa bellissima, per me è stata una novità e anche per loro, perché si sono anche divertite, e io penserò di proporre ancora questa cosa per chi non ha potuto essere presente oggi. È stato anche allestito un mercatino con oggetti portati direttamente da Suor Vittoria e preparati dagli ospiti del centro Maison Bethany. Lì infatti non solo si assicurano vitto alloggio ad una quarantina di bambini orfani, ma ci si occupa anche della loro istruzione e dell'avviamento alle scuole professionali. È bellissima come una giornata. Io ho reso, l'idea l'ho reso. Spero ancora l'anno prossimo che prendiamo questa giornata, una giornata di Pentecoste tutti gli anni, e facciamo questa festa. Prima per divertirsi e anche per conoscerti meglio e aiutare anche questi bambini di quello centro.